Ok, allora, un attimo solo, raga, che qui abbiamo il primo forziere comunque. Raga, che devo ammazzare questi tizi. Molto bene. Facciamo anche lui. Mori. Sono odiosissimi questi, veramente. Ok, eccolo qua. L'abbiamo trovato. In realtà, comunque, questa parte del video la sto caricando. Lo sto facendo dopo che ho completato questo livello, quindi questo qui appunto è il terzo forziere che ho trovato, ma in realtà sarebbe il primo, eh sì. Va bene. Salve a tutti, Watch Kibari, e bentornati su Skylander Spyro's Adventure. E vai, oggi andiamo a fare il capitolo numero 21, credo. Vuoi andare nella nostra armeria adesso, Skylander? Vuoi attraversare la catena per raggiungere l'armeria degli Archeian? Sì. Eccellente, l'armeria degli Archeian ti sta aspettando. E andiamo allora, vai Trigreppi. Mister Sei Braccia? Ed è scomparso. Guarda poi comunque il cielo rosso. E c'è un arcobaleno. Che bello. Eccoci arrivati. Capitolo 21. Armeria degli Archeian. Questo è un bel livello. In queste caverne c'è quanto resta della nostra civiltà così fiera. Ripristina l'alimentazione. Troverai la sorgente eterna della magia all'interno. Ma sappi, Skylander, che ripristinare l'alimentazione risveglierà anche le antiche difese Archeian che sono rimaste inattive per migliaia di anni. Wow. Prendi il robot per trovare il tempio? In che senso? Dopo secoli di buio, la luce. Oh, ehi. Eccoli. Se per chi ha giocato al seguito capirà molto bene. Giants. Ok, questo cosa serve? Ok, il cambio della porta. Grazie all'elemento tecnologia sono più E ho fatto forte. bene a prendere Trigreppi. Ok, pergamena storica, eccola. Molto tempo fa, i malvagi re stregoni Archeian che vivevano in buie città sotterranee incontrarono la morte. I liberi maghi di Skylands unirono le loro forze per stendere sulla città reale di Arcus il manto del sonno eterno. Ah, beh, vabbè. Lasciamo perdere. Oh, drone da difesa. Mannaggia che sotto casa mia c'è tipo uno che sta usando una motosega. Ma vabbè, lasciamo perdere, va. Beccatevi questo. Vai, Trigreppi, dai che tra poco arrivi a livello 10. Nice. Favoloso, raga, favoloso. Guardate sotto questa fila di robot ultra fighissimi. Dai, ecco, attenzione, attenzione. Aia, sono forti, sono forti, sono forti. Non mi ricordo, ma l'ho già trovata la gemma dell'anima di Trigreppi per caso? Boh, non mi ricordo sinceramente. Mori, uccidiamo lui adesso. Ok, tutto a posto. Ta ta tan 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 tan. Skylander ha veramente delle ottime musiche. Ok ragazzi, si va avanti e usiamo la mitragliatrice. Ok raga, comunque c'è il mio gatto poi qua vicino. Aia. Mannaggia voi, lore di maledetti. Devo eliminare questo coso prima di tutto. E vai Trigreppi, muoviti. Ok, sembra raga che abbiamo fatto. Giusto? Sì. E ora possiamo andare avanti. Oh, bene, livello 10. Bravo Trigreppi. E adesso che si fa? Raggiungere la camera interna prima che si richiuda e che le macchine da guerra si attivino.
Ok, quindi mi sa che dobbiamo andare su Robot Archeian. E andiamo, bella rega. Si spacca. Non temere, giovane padrone dei portali, Io sono non qui. temo niente. Segui le istruzioni per controllare il Allora, punto di arrivo ok. della macchina da guerra. Usa la levetta direzionale per mirare al torace della macchina da guerra. Ok, Premi il con pulsante A posso opposto per attivare sparare. per sparare. Sparo ingranaggi. Raga, sono su un robot alto 1000 metri. Beh, sto esagerando, però altissimo. Che raga, qualcosa mi ha fatto male. Attenzione a questi Sento elicotteri, un ragazzi. rumore. Poi usiamo il mega pugno. Boom. Capovolgo gli automi. Morite, scemi. Sto camminando sulla lava. Che bello, eh. Attenzione, attenzione qua. Ok, occhio. E ora pugno. Attenzione, raga, perché c'ho la barra della vita. Ma tu muori, grazie. Allora, mi sa che il livello sarà basato soprattutto su questa cosa. Sapete? Però è comunque figo, dai. Ok, quello è morto. Morto in un bruttissimo modo, direi. Andiamo. Mega robottone favoloso. Ti chiamerò Steve. Perché sì. Ora, vediamo un attimo. Eccoli. Brutti maledetti. Vabbè, tanto se spammo in continuazione A, li distruggo subitissimo. Ora, raga, posso guardare indietro? No, che palle. Ok, raga, però abbiamo ancora molta vita. Ok, aspetta. Questo qua lo voglio distruggere in questo modo. Dannato schifoso. Facciamo anche questo. Ah, guardate, ragazzi, che roba bella. Noi continuiamo ad andare. Ok, là vedo che ci sono ancora gli elicotteri. Quelli verdi. Vai, Trigger Happy. Trigger Happy è un pistolero pangoloso. Mi fa male il braccio. A questi rosa però non li ho mai visti. Vabbè, lasciamo perdere. Morite, fate schifo voi, brutti schifosi. Ecco, spacchiamo il ponte. Oh, raga, qua c'è il vulcano. Porca miseria, raga. Ma scusate un attimo, ma all'inizio il Master Mario l'ha detto. Per tanti secoli c'era il buio e poi adesso c'è la luce. Sì, ma tutta sta lava però, dico, doveva fare un po' di luce, no? E vabbè, lasciamo perdere, va. Scusa, morite, grazie. Io spammo i miei fantastici pugni. Ok, spacchiamo, spariamo, spariamo. E ora distruggiamo. Perfetto. Sembra, raga, che sia tutto a posto. No, a parte che c'è sto tizio brutto qua. Che adesso lo uccidiamo, infatti. Ora, anche loro sono morti. Ok, adesso ancora questi tizi qua che sinceramente non mi ricordo come si chiamano loro. Beh, certo. Diciamo che l'unico nemico che mi ricordo sono i Chompy, perché i Chompy sono comparsi in tutti i giochi di Skylanders ed è il nemico più famoso. Cioè, vabbè. Raga, guardate! C'è un altro Archeian. Mi sa che lui è mal... Sì, ok, questo è un boss. La macchina guerra nemica è vulnerabile quando sta per tirare un pugno. E ti attacco in questo modo? Ah, porca miseria! Quanto fa male! Vabbè, tanto l'abbiamo sconfitto. Ok, va bene. Allora, addio. Trigger Happy. Mamma mia. Oh, raga, siamo arrivati comunque. Ok, gente, adesso cambio personaggio. Ok, raga, allora ho preso Spyro per il semplice fatto che in realtà questo personaggio non è che lo abbiamo visto Ecco, tantissimo. la sorgente eterna della magia.
Vediamo un po'. Ok, è lì dentro. La sorgente eterna della magia si trova nella camera principale al centro del tempio. Ok. Per sbloccare la camera principale, devi attivare tre interruttori in camere più piccole. Per entrarci, ti servirà una chiave magnetica. Wow. La chiave magnetica è nascosta al livello inferiore del nostro tempio. Trovala e portala al pannello di sicurezza principale. Capito. Go Spyro. Là ho visto che c'è il tesoro leggendario. Ok, adesso ci sono sti brutti tizi. Aia, 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 aia. Vabbè. Ok, muori. Muori anche te. Scemo nit. Spyro non si batte. Spyro is only the best. C'è un tizio che stava scappando comunque. Attenzione qua. Attenzione, Spyro. Non sono bravo ad usare Spyro, scusate. No, non morire, dai. È morto. Spyro, sei. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Vabbè, che vi posso dire? Vabbè, dai, però questi qua però hanno rotto, che cavolo. No, dai, pure Cil Grande non potete uccidermelo. Brutti merdosi. Che cavolo. Pure lui no, eh. Aspetta. Aspetta. C'è questo da prendere. Vabbè, elemento magia adesso. Sorgente. Eccola, non me ne frega niente. Tanto devo praticamente andare a prendere quella roba là. Cioè, in pratica, la gemma dell'anima di Voodoo. Però prima di tutto prendo la pizza. Perché sì. Mannaggia dall'altra parte. Vabbè, c'è sto tizio brutto. Aspetta, tizio brutto, un attimo, eh. Perché ho bisogno di prendere la gemma dell'anima. Ok, presa. E guardiamo l'anteprima. Molto bene, adesso raga possiamo andare avanti. È bellissimo usare questo attacco di Gil Grant. Scusate. Porca miseria, raga, quanto sono forti. Ma sto coso, raga, mi segue. Mamma mia, quanto andate a. Morite, grazie, morite, morite, andate proprio a morire. Deficienti. Eccellente, hai trovato la chiave. Ho trovato la chiave numero uno, capito, però. Raga, mi sa che Cil Grant è pessimo qua, eh. Andiamo con. Ho sbagliato. Serve uno Skellender dell'aria qui. Però, raga, ricordate che qui da questa parte. C'era, ecco, allora ho fatto benissimo a prendere uno Skylander della Terra. Controller armi Pandora. Ok. Quindi, raga, ho fatto molto bene a prendere Dinorang. Assolutamente. Beh, dai, usiamolo abbastanza. Comunque, Dinorang, raga, mi piace tantissimo. E lo so, ci sono alcuni Skylander che uso di più di altri, ma. È normale, raga, è normale. Ok, perfetto. Soldi, 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 soldi. Yeah. Aspetta, a che punto siamo qua con gli obiettivi? Cappelli. Ok, forziere uno streak. Beh, raga, adesso andiamo appunto a. Ok,
andare qua dalla porta dell'aria, perché sì, è ovvio che andiamo qui. Però in realtà potrei andarci anche con lo Skylander del fuoco, ma... Usa uno Skylander dell'aria. Perfetto, vai con Guarnado con la cresta favolosa. Poi Guarnado credo che sia lo Skylander dell'aria che ho usato di più. Forse perché mi piace come personaggio. Adesso qua andiamo qua sopra. Yeah! Non so, raga, se qui sotto c'è qualcosa. Dopo va, dopo controllo. Ila! No, sono caduto. Fammi controllare un attimo, ragazzi. Un attimo solo, raga, che controlliamo. No, raga, sembra che devo per forza andare... Ok, qua comunque ho visto che c'è il forziere. Bisogna aspettare il momento giusto. Ora, andiamo qua. Occhio, raga. Attenzione. Forziere. Perfetto. Ok, ce l'ho fatta. Andiamo. Ok, aspetta. Balu. Mio bellissimo tornado. It's Warnado time. Aspetta. Qua raga, attenzione. Attenzione raga, attenzione. Ok, aspettiamo. Vediamo, raga, se ho capito bene il meccanismo di questa roba. Forse, raga... Ah, se beh, sì, sto facendo giusto. Devo sempre cambiare ogni volta. Ok. E abbiamo fatto. E apriamo il cappello. Oh, aspetta. Fammi vedere un attimo. Ma che... Oh, mamma mia. Vabbè, raga, io lo tengo questo, non mi interessa. Mi piace. Mi piace. Ok, raga, adesso possiamo andare avanti. Ma da che parte? Vabbè, raga, cambiamo Skylander. E andiamo con Ghosty Roster. Perché sì. Questa camera contiene un interruttore. Può essere aperta solo disattivando il sistema di sicurezza. Ah, ok. E non mi ricordo dove sta il sistema di sicurezza in realtà, sapete? Oh, ecco, altri nemici. Comunque, raga, poi c'è anche, addirittura c'è pure la mossa Z, che in pratica trapassa i nemici, ma perdo vita comunque. Ed è molto brutta come mossa, davvero. Attenzione, attenzione. Ok, questo è morto. Oh. Perché non mi fate entrare? E che cavolo. Allora ci sono ancora sti tizi brutti. Attenzione, 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 Ghosty. Ghosty, attento, attento, attento. Aia, aia raga, si rischia. Non faccio per niente la mossa quella Z. La mossa diventare immortale, ma allo stesso tempo che mi faccio un male cane. Stare attentissimo, raga. Occhio. Sta puntando. Aiuto. Porca.
Adesso non posso, se con lui almeno va più che bene. Perché lui almeno fa un po' di danni, direi. Infatti, guarda. Bravo, Zuk. Sei stato molto, molto bravo. E che cacchio. Ok. Ok, quella in alto, eccetera. Ok, qua abbiamo una... sti tizi brutti. Ok, fatto. Uno su tre. Ora che scendiamo giù. Già mi preparo. Favoloso. Ok, qua raga non c'è più niente. Molto bene. Ok, adesso apriamo. Qua c'è la sorgente eterna, l'ultimissima di tutte. Quindi raga, dobbiamo per forza prenderla. Assolutamente. Ok, perfetto. Andiamo qui dentro. Prepariamo già i funghi. Bene, abbiamo fatto 3 su 3. Hai sbloccato tutti gli interruttori. Ora puoi recuperare la sorgente eterna della magia, l'ultimo componente del cuore di luce. Di già. Seriamente? Ma raga, abbiamo finito il livello. Prendiamola. Padrone dei portali, hai recuperato l'elemento finale, l'essenza stessa di Skylight, la sorgente eterna della magia, il cuore di luce è rinato. Ce l'abbiamo fatta! Il cuore di luce è finalmente completo. Ancora una volta Skylands mi è riconoscente. E io... ringrazio. Boom! Bah, non darti tante arie. Ho la sensazione che non sia finita. Non ancora. Ah, oh, sì, sì. Ho capito cosa vuoi dire. E perché non siamo ancora usciti insieme? Doppia boom! No, Kali ha ragione. Il cuore di luce ha salvato Skylands dal buio, ma non dalla furia di Chaos. Qualunque arma o potere abbia usato per distruggere la grande macchina in passato, dobbiamo aspettarci che possa farlo ancora. Non è finita. Aspetta! Allora abbiamo un lavoro da fare. Andremo a stanare il nemico a casa sua, nella sua base, prima che abbia il tempo di passare al contrattacco. Il cuore di luce ha individuato la sua base nelle terre esterne. Ho qui il rapporto dei servizi segreti. Perfetto! Oh, ti darei un bacio, generale Robot. Allora ti va di liberare... Certo, capisco. Vuoi recuperare le forze prima di andare in quel postaccio? Molto saggio da parte tua. Episodio di Skylanders Spyro's Adventures. Adesso abbiamo preso tutte quante le sorgenti eterne. Abbiamo ricostruito il cuore di luce.
e nel prossimo video, sì, andiamo ad affrontare Caos. Ok, quindi raga, questo è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!